40.000 like e faremo altri video prank del genere. Mi spaccherò le uova in testa. Aspetta, quella farina che abbiamo preso ieri. Dai, non fare così però. Dai, amo. Ciao a tutte e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già letto dal titolo, oggi sono tornato con un nuovo video che è un faccio prank per 24 ore ai miei coinquilini, o meglio ai miei amici. Ci siete cascati! Non sto qui a dirvi molto perché per scoprire quello che è successo dovete continuare a guardare il video. Intanto c'è un tipo che mi sta guardando. Vi dico soltanto che abbiamo veramente fatto un casino assurdo. Ne abbiamo combinate delle belle. Perciò non voglio farvi perdere tempo e vi lascio al video. Bene ragazzi, sto vloggando con la macchina di Stefano che mi sta accompagnando al supermercato perché devo comprare delle cose per fare degli scherzi ai ragazzi. Andiamo a fare la spesa. Noi abbiamo detto che dovevamo andare a prendere delle cose che effettivamente ci servono. Io devo prendere veramente poche cose. Infatti una delle cose essenziali è la farina che mi serve. Le uova ce le abbiamo già a casa. E vedrò lì quello che mi ispira qualcosa di tremendo, di brutto. Lo comprerò, magari qualcosa da mettere da mangiare, non so, una salsa piccante. E sicuramente farò un prank anche a Stefano, ecco. Lui sa che ci sarà un prank, gli altri non lo sanno, lui sa di questo video. Lui sa degli scherzi, gli altri no. Quindi a lui ne farò soltanto uno, qualcosa magari di inaspettato. Perciò preparati Ste, che ti romperò le palle pure a te. Oddio che brutto, io guardo qua di lato perché c'è lo schermo di qua. Mamma mia, che faccia. Adesso stiamo guardando qua che ci sono un po' di cose, tipo per la piscina, però non so se c'è qualcosa di effettivamente figo per fare uno scherzo. Adesso facciamo un check e poi vi aggiorno. Vabbè, perché io dico tutte queste cose, vi aggiorno se poi taglio, però vabbè. Andiamo alla ricerca di queste cose. Ci siamo, posso prendere la farina, prenderò una farina a caso, quella che costa meno perché alla fine dovrà andare addosso a qualcuno, niente di... di più, niente di meno. Quale prendo? Mi sono andato a vedere quella che costa meno. Vedere. Allora ragazzi, abbiamo preso dopo la farina il tabasco, che è molto piccante. Possiamo fare delle cose molto fighe. E boh, questo, insomma, non vedo l'ora di fare questi prendi a tutti gli altri. Ok ragazzi, si inizia con il primo scherzo, ovvero dovrò svegliare Ox. Perché mi sono appena svegliato anche io. Mamma, senti che voce che c'ho. Ho la voce più profonda del West. E qua c'è Stefano. Buongiorno. Quindi adesso prenderò delle pentole o i coperchi delle pentole e andrò su a svegliare Ox. Mamma, non siamo distrutti stamattina. Oh, che paura. Faccio stra paura. Buongiorno. Ma sei una cacca. Prieta, ossia di là. Buongiorno. Alzati e fai qualcosa, fa nullona. Buongiorno. Guardate che bella. È stato inefficace. Me ne vado. Si è presa bene. Ok ragazzi, è arrivato il momento di fare il prank a Vlad. Gli spaccherò le uova in testa. Veloce, amo, veloce. Io li chiusi fuori, veloce, veloce. Amo, veloce. Amo, togliti la maglia, togliti la maglia. Togliti la maglia, togliti la maglia. Andiamo fuori per... Togliti la maglia. Maina. Raga. Arriviamo. Uscita fuori. Un attimo. Togliti la maglia. Amo, ho le cose in mano. Amo, esci di qua. Amo, esci di qua. Certo che esco di qua. A posto, la sorri. La maschera per i capelli. Molto nutriente. Che flop. Che flop, amo. Che flop. Lo volevo fare a lui. No, non ci credo. È una maschera per i capelli, Vlad. Ti piace? Vlad, cosa pensi di questa cosa? Penso che... mi penso che dobbiamo pulire tutto sto schifo adesso. E penso che non sarò io a pulire. No, pulirò io. Oxy voleva fare il prank. La amo, la... ti amo Ox. L'idea 10 e lode. Guardatela che non fa niente come al solito. No. Amo, cosa ne pensi di questo... di questa cosa? Guarda, qui c'è il tuo mega fail. Io non penso niente. Oddio. Aia!
bomba. Amo, ti prego. Raga, i capelli. Raga, i capelli. Raga, voi non avete capito. Ah, ma è presente quelle pazze a Milano? No, se no. Tu non hai capito che dopo che gli ho spaccato l'uovo in testa sono corso qua a sbattere la colonna proprio. Raga, mi sono fermato. Ma dico con ste uova voi. Allora ragazzi, abbiamo fatto lo scherzo a Vlad che è qua dietro, anche a Ox. Manca Stefano. Però Stefano non posso... Devo inventarmi qualcosa di particolare. Non è ancora finita perché Ox mi ha rotto l'uovo in testa. Ma devo fare qualcos'altro. Ludovica, adesso in camera, la butto in piscina. E poi la farina. No, la farina ci sta. La farina. Almeno perché così non la può fare. Dobbiamo comprare la farina, l'avete già comprata. Ve l'ho comprata. L'ho preso. Almeno così non può farla a me la farina. Esatto. Guarda che furbo. Vabbè, te faccio qualcos'altro, adesso me la invento. Quando meno te lo aspetti. Comunque se è qui. Madonna, se mi sgama adesso mi metto a piangere, anche perché ce la devo fare, raga. Devo farcela. È lì in chill college. E adesso troverò il modo di farlo andare in macchina, così gli facciamo sto scherzo. Che ansia. Oddio, c'ho anche la macchina scarica. No, che flop. Allora, tireremo una bella secchiata d'acqua a Stefano. Che infame che sei. Dobbiamo riempire sto secchio d'acqua, che sarà una pentola perché non abbiamo i secchi, però vabbè. E una pentola, amo, enorme. Esatto, una bella secchiata d'acqua, acqua gelata. Gelato? Lo sai che c'è il karma, vero? Quindi dai, raga, facciamo questo scherzo. Intanto mangio anguria. Ma non sentite che rumori? Raga, a parte solo che fa uno schifo. Ah, ma non facciamo vedere quanto siamo maiali. No, veramente. Guardate con che gesto atletico mi sta facendo sta cosa. Amo, tu sei proprio guarda, non vedo l'ora che il karma ti colpisca. Ok. Adoro. Il punto è che sono tutti complici degli scherzi altrui. Tutti... Quindi esatto. Praticamente tutti ci prenderemo una bella batosta così. Pa. Amo, non mettere ansia. Prego, spero non mi sgavo. Vabbè, in caso mai dici che ti stai preparando le tue cose dietetiche. Dove la nascondi adesso sta roba? Aspetta, la metto un attimo in... No, portala già su, portala già su. Vai, corri, 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 corri. Con questi piedini fatati. Raga, dei piedi orrendi, Luciano. Ma smetti? Ah, dal balcone! Ma che schifoso che sei. Da qui, Ste passerà, salirà le scale. Sì. E li rovesciamo. Sì, ma come lo tiri qua? E adesso gli dico di prendere... Okay. In macchina, ho perso la carta di credito. Che info? Quindi, speriamo. Ah, quindi tu adesso devi andare giù? Se adesso scendiamo e poi saliamo di corsa. Avete visto la mia carta di credito? Che falso. Perché? Io ho paura di averla aperta. Non è che riesci a guardare per fuori in macchina se c'è qualcosa. Io sto arrivando in casa perché senza la carta di credito non so come fare. Pronto. No, ma che schifo di... Ma balle. Sto volando, mi stava volando questa dalle mani. Che presa a male, te lo ammazzo così. Vabbè raga, ce l'ho fatta, almeno se ce lo siamo levati. Boom raga, ora tocca a Ludovica. Ciao uomo, c'è qua Vox. Tocca a Ludovica adesso. E aspetta, io mi sono grattata. Allora adesso butteremo la Ludovica in piscina, perché sta leggendo Anna dai capelli rossi. È bella concentrata nel suo mondo. Quindi adesso con l'aiuto di Stefano. Adesso Stefano è a posto, è tranquillo. Mi aiuterà a buttarla in piscina. Solo che devo chiedere a Vlad se riprende con un'altra macchinetta, perché sennò non so neanche dove posizionare questa. Quindi sa che tu dovrei posizionarla, sì, da qualche parte. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Scendo io. Ok. Tutto bagnato. Io faccio lo scherzo a me stessa. Aspetta, quella è la farina che abbiamo preso ieri. Le ho ciulato pure l'asciugamano. Che è la farina? Aspetta, non c'è. Che presa male. No, no, guarda che veramente torna a casa lei oggi. Vai, 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 vai. Perché
ecco la farina. Amo, dai, non fare così però. Amo, non ti sei chiusa? Dai. Dai, amo. No, amo. Amo, vado. Mamma, no, 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 calma. Stai dentro, lavati. Buona doccia. Sei serio? Ho l'orecchio pieno, ma sei serio? Amo. Ti prego, anch'io. Fammi liberare questa rabbia. Ragazzi, oh, povera nuda. Così. No, no, no. No, no. Fai un cornetto. Amo, amo. No. Amo, basta, basta. Boh, raga, abbiamo fatto. Raga, mi ha puttato la mia vita. Boh. Amo. Oh mio Dio. Raga, abbiamo fatto, no, fermo, il panico. Fermo, fermo, fermo. Apri la cosa. No. Oh mio Dio. Stai ferma. Stai ferma qua. Amo, no, c'è un plus. No, abbiamo fatto la pizza per terra. Amo. Aiutate, chiudi l'acqua, chiudi l'acqua. Abbiamo veramente sgravato. Bene ragazzi, come ultimo scherzo voglio far mangiare delle fette biscottate con del salmone, con dentro il tabasco. Si chiama tabasco, quello che abbiamo comprato. E vorrei farle assaggiare o a Ox o a Vlad. La Ludovica no, perché io l'ho fatta io di ogni, quindi poverina. Mi sono preparato le mie cose. Qua c'ho i miei arnesi. Prepariamo questa cosa. Tralasciando il fatto che sono viola, però vabbè, fa niente, un po' particolare. Adesso prendiamo due fette biscottate. No, aspetta, prima prendiamo. Ok. Perché non scende? Ne ho messo un po' troppo. Andiamo. Va bene. Ma... oh mamma. Le assaggiamo. Certo, grazie. Buono. Ah, volevi? No. Prendi il limone. No. No, più che altro sta merda brucia talmente tanto che ho bisogno di mangiare anche qualcos'altro. È vero. Ah, ma non trovo le clip, aspetta un attimo. Vediamo all'inferno, pezzo di merda! Ti bruciano le labbra più che altro, non la bocca. Ti ridi. Buono, vero, un botto. Che scritto? Metti un po' tipo di Filadelfia, quella che è rimasta. A me non piace, quindi non serve. Il caffè. Provalo così con così, questo. No. È molto meglio, secondo me. Se mia nonna vede il caffè, ho messo un po' di limone. Io ho messo ora un filo di aceto. Prova. Secondo me è strabuono. Tanto che cazzo stai prendendo? Poi in una clip dove tu e Stefano pulite volevo aggiungere il meme, quello delle Cenerentole, però non so come aggiungerlo. Ti aiuto io. Oh. Amo, tipo passaggio, no, strabuono. Questa è sembra mangiare. Se che sei più. Buono. Mi stai riprendendo? Sto guardando le clip che non ne trovo. Amo, guarda che tu non hai salvato niente. C'è quelle crocchettine. Le mangio come dolce io. Amo, ma è davvero buona. Eh? Ti piace davvero? Dimmi la verità, ti piace davvero? Non è male. Buono? Sì, però finisci tu. Se non ti fa schifo, mi sto lavando i denti comunque. Perché stai filmando? Non mi bagnate ancora una volta! Me ne vado! Ma chi non ha capito non niente? Flop. Che flop, amo? Ti ho messo un filo di tabasco. Amo, era già piccante quello, figurati. Che flop! Non è
perché se ne accorgono quanto mi piaceva anche, ti dico, cioè. È buonissimo, infatti l'ho assaggiato anch'io, perché a me piace il piccante. Ragazzi, Luciano mi ha chiesto di portargli delle fette biscottate, quindi lo ripago con la stessa moneta. È passato un po' di tempo, è arrivata l'ora della merenda, però le fette biscottate non saranno solo con la marmellata, ma anche con il tabasco. Anche la Philadelphia con la mia marmellata? Ciao amore. Ciao. Devo fare le nuggets. Dai, levati. Bene, levati da qua. Vai. No, devo fare il prank, raga. Toglieteli dal cazzo. Che prank fai? Dai, dai. C'è anche Vlad. Qua abbiamo il fantastico tabasco. Io adesso faccio la fetta biscottata alla marmellata con il tabasco. Ma voi non avete capito. E sto vloggando per il mio vlog. Abbondiamo, che non si sa mai. Dimmi. Quanti nudo sono rimasti? Non lo so, adesso conto. Sto finendo le fette biscottate. No, no, guardamele qua. Tranquillo, te le faccio io. No. Ma amo, ormai le ho già fatte. Non usare troppa marmellata, mi serve anche per la colazione. Vabbè, ma non è che lo fare. Ma tranquillo. La cosa bella è che sto facendo il vlog per il mio canale, quindi Luciano non dovrebbe accorgersene di nulla. Comunque ragazzi, stiamo finendo la cena e adesso ho preparato delle fette biscottate a Luciano. Mi devo finire i miei noodles in realtà. E poi... Ma non hai messo la marmellata, mo, che palle, così non mi piace. Poca marmellata, shit. Oh, amo, raga, lei non è in grado di cucinare. Madonna mia, che fosse. Vabbè, amo, senti, io ho deciso di fargli un favore e lui invece... Ma raga, guardate come me le ha preparate, cioè... Solitamente mi pigli un coltello che le spalmo meglio. Madonna, ma che pignolo! Perché puzzano? Cacchio, che convivenza difficile. Ma hai usato un altro piattino? Perché quello lì su di prima c'era il tabasco, fa schifo, se no. Cosa? Hai preso un altro piattino? Perché puzzano? Ah, perché erano le fette con il tabasco, probabilmente. Le fette con il tabasco? No, quella che hai fatto del prank a me. In che senso? Amo, no, no, ma ne hai messa troppa. Madonna. Non te ne hai messa? Amo, troppa. Ci saranno 5 fette biscottate lì. Ci hai messo il tabasco? Buono. No vabbè raga, ho fatto sul mio canale. Vi lascio il link. No raga, questo è la macchinetta di Luciano. La cosa bella è che abbiamo la macchinetta uguale, quindi lui non si è accorto di niente. Ma è strabuono. Amo, davvero, fammi assaggiare un pezzettino. Cosa? Dai. Amo, con me. No. Buono. Amo, ma no, è tantissimo. Sì, ho abbondato. L'acqua è peggio, come hai fatto te? Il latte. Mm. Buttati in piscina. Ma perché la stai mangiando? Oh, ma sei scemo? No, non è male. No. Era troppo piccante. Mi passi. Sta avendo effetto questa fetta biscottata? Un botto. Così impara il babbo, no, raga, a farci gli scherzi. Ma amo, tu non hai visto ancora nel video la ricetta mentre te lo stavo preparando. Cioè, vedrai quanto tabasco ho messo dentro. Era troppo. Tu sei coglione. Luciano sta cercando di far passare il fuoco che c'è dentro la sua bocca. Bevi il latte, amo. Bevi il latte. No, dopo il salmone il latte. Mi sembra un po' preso male. Amo, ci siamo vendicati, giusto? Boom! Questo è per la farina. Che calda. Dai, un basta per comermi. Sì, amo, però te sei un genio. Era buono. Te sei un genio che continuavi anche a mangiarla. Cioè, voglio dire, te la sei andata un po' a cercare. Mi sembri così sofferente e disperato, poverino. No, amo, questo video spaccherà grazie al mio prank. Che ha salvato tutto, il mio prezzo. Bello ragazzi, lasciate un like. E niente ragazzi, quindi questo video finisce qui. Speriamo davvero tanto che questo video vi sia piaciuto. Insomma, sono stato un po' uno stronzetto. Ho fatto un po' di prank ai miei amici, ai miei coinquilini. Anche qua dietro c'è sta Stefano che sta prendendo il sole. Questa volta ho fatto 2 scherzi alle ragazze. Ai maschietti ne ho fatto solo uno. Pensate che infame. Esatto. Però direi che possiamo rimediare subito. Il cappellino. Insomma ragazzi, ci siete cascati. Ci siete cascati.
freddo. Ho passato delle giornate a essere lavato, buttato in piscina, quindi dai, un po' ci stai, in effetti. Esatto, mi dovevo vendicare anche io. Se volete vedere altri video del genere, arriviamo a 30.000 like. 30.000 like, no, e vedrete. Dai, facciamo 40.000, che 30.000 ormai. Ah, così osetto. 40.000 like e faremo altri video prank del genere insieme. Quindi se questo video vi è piaciuto, fate diventare quel pollice blu, commentate, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Qui sotto vi lascio sempre tutti i miei social dove, se voi volete, potete seguirmi. Noi vi mandiamo un bacione, un bacio, e no, ogni volta sul bacio sbagliamo tutti. E noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao. Ciao.